fatta per riuscire ad arrivare più là. Manca poco da quando, ma con l'ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, guarda il mattino e prende il primo sole sul viso, che ride di già, è quasi primavera, i suoi sogni si fanno più veri e tutto sembra assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'elica. Camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto. Da Bertini Sport continua con successo la campagna CBC, una bicicletta completa allo stesso prezzo di un telaio in carbonio. CBC è l'unico costruttore italiano specializzato in cicli da bambino con telaio monoscocca in carbonio nelle misure 24-26. Società, gruppi sportivi, venite ad informarvi da Bertini Sport a Calcinaia Pisa, via Sandro Pertini 112. Telefono 0587 48 98 25 www.ciclibertini.it. Se vi piacciono i sottoli e i sottaceti, guardatevi bene queste immagini. Sono i famosi prodotti Neri. Neri usa soltanto prodotti freschi e genuini, lavorati secondo le antiche ricette toscane. Perché chi mette in tavola funghi, olive, carciofini, capperi, peperoni, vuole il sapore, quello buono. E Neri questo lo sa. Neri, sottoli e sottaceti, una scelta sicura. È una gara che con questa edizione arriva al 25esimo anno d'età. Una corsa che 25 anni fa fu organizzata anche riuscendo a superare non poche difficoltà dal lato economico e dal lato organizzativo. Eppure oggi, grazie al lavoro del gruppo sportivo Buggianese e del gruppo sportivo Anchione, molti ragazzi si sono avvicinati al ciclismo e alcuni sono riusciti a diventare campioni. Un traguardo che assume un grande valore sociale se si pensa anche all'alto numero di volontari che si sono impegnati affinché questa manifestazione diventasse una perla del ciclismo nella categoria degli allievi in Toscana. La buonasera vi arriva da Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, per raccontarvi i 25 anni del piccolo Giro della Toscana. Una corsa questa che ha un prologo con delle premiazioni. Luciano Talini per il ciclismo della provincia di Pistoia, insieme a lui Ubaldo Pagni, premiano le forze della polizia stradale per il grande impegno nella sicurezza delle gare in bicicletta. Ci sono Forgione e Pernarella. Per il campione italiano nella pista Flippo Renzi,
per Dario Ceccanti, campione toscano, ed infine per il rappresentante della struttura tecnica dell'Emilia Romagna. A loro questi riconoscimenti sono stati assegnati prima della partenza della corsa, e nel frattempo la gara ha preso il via. Si contendono questo piccolo giro della Toscana, la 25esima edizione. In 81 hanno effettuato il trasferimento, rappresentano tante società, a partire dalla polisportiva monsumanese Stabia Ciclismo, il team Valdinievole, il Monte Pisano, la Romagnano, la Mobilieri Ponsacco, l'Olimpia Valdarnese, il Pozzarello, la Villeluci Ciclismo, l'Empolese Birindelli, la Tosco Gas Chiesanova, l'Edil dell'Amico Cinquale, il team Cicli Bizzarri K2, il gruppo sportivo Claudia, l'Intesa Bike, il pedale Sant'Egidiese, la Molinello Ciclismo, lo Zierese, il team Toscano, l'Equipe Sicilia, la Pratese, i Perfinici e la rappresentativa dell'Emilia Romagna. Vi dicevo, sono in 81, il via è stato dato da Felice Bonanno, e a questo punto ne approfitto per presentarvi la giuria: il presidente Paolo Fabbri con Andrea Bartolini e Letizia Marchioro, in moto c'è Alessio Gironi. La telecamera di Alessio Lucchi, alla guida della nostra moto c'è Davide Tempestini. Questa è la formazione che abbiamo allestito per raccontarvi questa 25esima edizione del Giro della Toscana. Andiamo in corsa quando il gruppo è praticamente compatto nei primi chilometri di gara. Nel chilometro 18 si affronta la salita di Margirone per la prima volta. Attenzione, perché c'è subito una caduta, un vero e proprio mucchio di atleti in questo tratto in salita. Mi auguro non sia successo niente di particolarmente grave, che tutti gli atleti possano riprendere quanto prima la testa della corsa. Le maglie dell'Empolese Birindelli al comando ci segnalano non è successo praticamente niente, soltanto una caduta, cose che in una gara possono accadere. Con la testa della corsa ci portiamo al primo passaggio dal Gran Premio della Montagna a Monte Carlo. C'è Forconi per l'Emporese Birindelli, transita al chilometro 20 con un leggero margine di vantaggio sui diretti inseguitori. Questa è la situazione quando la gara comincia a entrare nel vivo. Una distanza da percorrere di 80 km per questi ragazzi, vi ricordo sono in 81. La situazione cambia al chilometro 29. Al chilometro 29 con Paroti per la Stabia Polisportiva Monsumanese, insieme a lui c'è Ranzi per la rappresentativa dell'Emilia Romagna e Petruzzo per la Romagnano, hanno un vantaggio di 100 metri sul gruppo degli inseguitori. Vi parlavo di Gran Premio della Montagna, non ce l'ho fatta mentre i corridori transitavano da Monte Carlo di Lucca. Una curiosità legata a questo Gran Premio della Montagna: il premio che viene assegnato nel corso dei vari passaggi che lo contraddistinguono sarà un maiale. Pensate, è una curiosità che gli organizzatori hanno messo in palio per chi riuscirà ad ottenere il punteggio più elevato nel corso dei passaggi. Al chilometro 38 la testa della corsa subisce un nuovo cambiamento. Ci sono Orsini per l'Empolese Birindelli, c'è Terlato per la Pratese Iperfinish, Marchini per la Stabia Polisportiva Monsumanese, Stefanelli per il team Valdinievole, Felloni per la Pozzarello, Ponziani per la Stabia Polisportiva Monsumanese, c'è Sedita per la Valdinievole, Verona per la Romagnano, Polai per la Mille Luci e Dallaghi per la rappresentativa dell'Emilia Romagna. 30 secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori. Vi ricordo la direzione di corsa affidata a Pierluigi Gironi e Ivano Landi. Il gruppo è questo qua con 30 secondi di ritardo, ma le maglie della Romagnano stanno tenendo sotto controllo tutti gli altri concorrenti a far sì che nessuno abbia un'iniziativa in questa fase della gara per cercare di chiudere il distacco dal gruppetto al comando. Nel gruppetto al comando, per quanto riguarda atleti di spicco, c'è Stefano Verona che nel corso di questa stagione si è particolarmente distinto perché è riuscito a conquistare tantissimi traguardi. Andiamo in salita al chilometro 49, la fuga dei battistrada è sempre identica a quella che vi ho annunciato poco fa, qualche tentativo d'allungo nel tratto della strada che porta verso Monte Carlo. I passaggi da Monte Carlo
Sono tre, questo è quello dalla località di Luciani. È la seconda volta che la corsa toccherà la località di Monte Carlo. La gara è intanto arrivata al chilometro 41. In testa ci sono Stefanelli per la Val di Nievole, c'è Dallaghi per la rappresentativa dell'Emilia Romagna, c'è Terlato, Terlato corre per la Pratese Iperfinish, c'è Sedita per la Val di Nievole, Ponziani per la Stabia Iperfinish Polisportiva Monsumanese, c'è Felloni, Felloni per la Pozzarello, Verona per la Romagnano, Orsini per l'Empolese Birindelli e con il 34 Polai per la Mille Luci. Hanno un vantaggio di un minuto in questa fase della corsa sul gruppo, il gruppo Ammiraglie, quello che conta la maggior parte degli atleti iscritti in corsa. Si stanno avvicinando al Gran Premio della Montagna. Questa è la situazione al chilometro 41. Vi ricordo che da Monte Carlo transiteranno ancora una volta e sempre da questo lato della strada quello che parte da Luciani e arriva fin su questa collina, una collina che coincide con una strada molto bella, la strada del vino. Anticamente Monte Carlo portava il nome di Vivinaia, che proprio significa strada del vino, una strada che era controllata da una comunità di monaci che qua aveva un monastero tra i più conosciuti della vallata nell'epoca del Medioevo. Andiamo a vedere il gruppo con un minuto da recuperare questa volta sui battistrada. La fuga sta prendendo un margine di vantaggio considerevole quando arriva al chilometro 49. La fuga di Orsini, di Stefanelli, di Ponziani, di Terlato, Verona, Felloni e Dallagi e Sedita aumenta il vantaggio dal grosso del plotone. Questa volta questi uomini al comando viaggiano con 1:40 e tra un po' troveranno ancora una volta la salita di Monte Carlo da affrontare. Con il dorsale 84 c'è Terlato che sta facendo l'andatura, lo rileva con l'otto Ponziani, queste le prime posizioni in testa agli uomini al comando. La strada si sta avvicinando ancora una volta a Monte Carlo, ma le difficoltà non finiscono qui, che dopo aver passato la salita di Monte Carlo, ancora un passaggio da un Gran Premio della Montagna, questa volta posto a Borga Buggiano, nella località di Colombai. Andiamo a vedere cosa fa il gruppo, perché il gruppo è arrivato a San Salvatore, è sede di una prestigiosa gara riservata alla categoria degli juniores organizzata dal gruppo sportivo Club Marco Giovannetti. Il gruppo deve recuperare, ve l'ho appena annunciato, più di 1:30 di ritardo dai battistrada. Ci pensa Thomas Capocchi per la Toscogas Chiesanova, a forzare i tempi cerca l'atleta della Toscogas di portar via un gruppettino per ricucire il divario che li separa da questi uomini al comando quando la testa della corsa nuovamente scala la salita di Monte Carlo. Sempre in 9 al comando, ve li ricordo, sono Verona, Terlato, Ponziani, Stefanelli, Orsini, Felloni e Dallaghi e Sedita. Sono loro al comando nel tratto più difficile della salita di Monte Carlo di Lucca. La discesa poi li porterà verso la località di Ponte Buggianese e da lì ancora una volta la strada tenderà a salire. 80 km è la misura di tutto questo percorso di gara, siamo al 51esimo, hanno sempre un buon margine di vantaggio, 1:20 sui primi inseguitori. Andiamo a vedere allora che cosa accade alle spalle di questi uomini al comando. C'è anche Orsini per l'Empolese Birindelli, lo ricordo vincitore quest'anno alla Coppa CEI a Monte San Quirico di Lucca. Eccolo qua il primo, Pieroni per la Romagnano, è riuscito a uscire dal plotone, questo ragazzo ha soltanto 40 secondi da recuperare sui battistrada. Con 1:20 è Polai per la Mille Luci, il gruppo ci segnala noi il grosso del plotone con 1:50 di ritardo dai battistrada. Torniamo a Ponte Buggianese, sempre la fuga dei 9 al comando, la fuga che vede Orsini, Stefanelli, Ponziani, Terlato, Verona, Felloni, Dallaghi e Sedita. Sono loro che ormai stanno movimentando questa edizione numero
25 del piccolo giro della Toscana. Ne approfitto per ringraziare i partner che sono Clamore, Gioielli, c'è l'EDLP di Marianelli, con loro un ringraziamento va esteso anche a Ilio Orsi per costruzioni stradali, anche a Renovazio oltre i limiti, ed infine anche un grazie a Finestre e Finestre per la PB Group. Un grazie anche ad Acque Toscane, la gestione integrale del ciclo delle acque, all'impresa edile di EdilB. E un grazie ancora più grande lo estendiamo a tutte le aziende che hanno contribuito affinché questo piccolo Giro della Toscana in questa 25esima edizione diventasse una competizione importante per la nostra regione, una competizione riservata alla categoria degli allievi che stanno contendendosi un trofeo prestigioso che celebra quest'anno un compleanno importante. Andiamo al chilometro 60, siamo a Ponte Buggianese, invariata la situazione in testa, ci sono sempre 9 uomini al comando quando la testa della corsa arriva all'inizio della salita che porta verso il colle di Buggiano. Attenzione perché mancano poco meno di 15 km al traguardo e qualcosa su queste rampe che portano al colle di Buggiano dovrà pur accadere. Delle posizioni di testa ho visto Stefano Verona con il dorsale 8, invece è Ponziani, e questo al comando provvisorio di questo gruppetto di battistrada. Con il 20 c'è Stefano Verona, ma vi ricordo anche che questo gruppetto è formato da Orsini, da Stefanelli, da Terlato, da Felloni, da Dallaghi, da Sedita. Sono loro che stanno facendo un po' tutta quanta la corsa quando la testa della corsa ormai è arrivata a metà della salita del colle di Buggiano. Mi aspetto da un minuto all'altro l'attacco di qualcuno di questi ragazzi perché in tanti ambiscono a trionfare su questo traguardo di Ponte Buggianese. Un ringraziamento intanto va anche a Fabrizio Falconcini e a Massimo Capocchi per le informazioni che ci arrivano da Radio Informazioni. Ringraziamo anche la Polstrada di Pistoia e ringraziamo anche le ambulanze della Croce d'Oro di Ponte Buggianese. La corsa nel frattempo arriva sul tratto in salita, sempre una fase di studio questa, ma attendetevi, attendiamoci un po' tutti un'azione su questo tratto in salita perché è l'ultima asperità in questa edizione del GP con lo Giro della Toscana, l'ultimo tratto nel quale riuscire a fare un po' la differenza sul gruppo di testa, provare qui per evitare la volata conclusiva o quantomeno tentare la carta nei chilometri conclusivi, ma la cosa sarà molto più difficile. Il gruppo comincia ad allungarsi, segno che la testa del plotone aumenta l'andatura, in questo caso con il dorsale 11 prova Sedita a forzare i tempi. Tutto il gruppo si allunga alle spalle del battistrada, gli stanno dando cambi regolari gli altri componenti della fuga. Orsini con il 48, Verona con il 20, con il numero 12 c'è Stefanelli, con il 3 è Marchini per Stabia Polisportiva Monsumanese. Siamo sul tratto che precede il passaggio dal Gran Premio della Montagna. Felloni, dorsale 29, è lui che prova ad allungare. Felloni corre per la Puzzarello, attenzione perché c'è Verona. Verona dorsale 20 si riporta subito su Felloni. Questo tratto della salita praticamente sul Gran Premio della Montagna è il tratto che collega la strada che nel corso della Coppa Linari sale da Borgo a Buggiano verso il colle. E allora prova Orsini per l'Empolese Birindelli, risponde ancora una volta Stefano Verona quando mancano 100 metri al passaggio dal Gran Premio della Montagna di Colle. Una coppia al comando, quella formata da Orsini e da Verona, ma il gruppo rende lì su qualche metro di distacco, pochissimo, non è nemmeno calcolabile in secondi. Orsini forza sul tratto in salita, passa dal colle di Buggiano una coppia, quella formata da Orsini e da Verona,
inconfondibile casacca arancione per il corridore della Romagnano, quella fucsia per quello dell'Empolese Birindelli. In due si guardano, si controllano, cercano di trovare accordo per passare sul Gran Premio della Montagna. Transita adesso per primo Orsini, Verona è subito dietro, il gruppo lo vedete soltanto 10 metri, attenzione perché Verona si è accorto che probabilmente Orsini è in difficoltà, allunga Stefano Verona per la Romagnano, allunga proprio dopo aver passato il Gran Premio della Montagna, ma la strada non finisce qui perché c'è ancora un tratto da scalare, quello che arriva nella località di Massa, ve l'abbiamo raccontato nel corso della Coppa Linari, ormai è una strada che conoscete perché quella edizione della gara riservata agli juniores transita ben due volte su questa collina, sempre Verona al comando, ha lasciato tutti con questo scatto bruciante e prova a guadagnare più secondi possibili prima di affrontare il tratto, l'ultimo tratto in salita e il tratto in discesa. Restano in tre alle spalle del battistrada, c'è Orsini per l'Empolese Birindelli, Felloni per la Pozzarello, Stefanelli per la Val di Nievole, questa è la situazione sul tratto in salita. Il vantaggio di Verona ce lo hanno appena comunicato, 8 secondi su questi inseguitori. Verona si sta avvicinando a Massa, i tre cercano di recuperare il distacco, è ancora un vantaggio non particolarmente importante quello di Verona su questi tre ragazzi, quindi se ci fosse accordo fra tre inseguitori potrebbe essere cosa facile rientrare sul battistrada. Quando Verona sta insistendo sul tratto in salita, tra un po' troverà il cartello che indica la località di Massa, eccolo! E qui poco manca al passaggio dalla salita, ormai la salita è quasi completata e tutto un tratto in discesa fino a margine coperta. C'è Orsini all'inseguimento, con lui c'è Felloni in due, probabilmente non ce l'ha fatta Stefanelli a resistere in questo tratto, l'ultimo in salita, allora una coppia. Orsini chiede il cambio, Felloni glielo dà, il tratto comincia a essere un po' più facile perché a questo punto inizia la discesa verso margine coperta, un'altra coppia, quella formata da Stefanelli e da Marchini, viaggiano con 27 secondi di ritardo, con 39 passa salita per la Val di Nievole, con 53 Ponzani per la Stabia e polisportiva Monsumanese, con lui c'è anche Dallaghi per la polisportiva, la rappresentativa scusate dell'Emilia Romagna. Andiamo in discesa al chilometro 75, c'è sempre Verona, è solo al comando, ha un centinaio di metri di vantaggio su Orsini e questa la situazione, potrebbe essere un nuovo sconvolgimento in classifica perché 100 metri che separano Orsini da Verona sono un punto di riferimento per il corridore della Birindelli, se insiste ancora e forza un po' la natura potrebbe rientrare Orsini su Verona e giocarsi il tutto in volata sul traguardo conclusivo di questa 25esima edizione del piccolo giro della Toscana che coincide con il traguardo di Ponte Bugianese. Forse meno di 100 metri separano i due uomini al comando della corsa. È una lotta fra Orsini e Verona. Verona per la Romagnano, Orsini per la Empolese Birindelli. Alle spalle di Orsini con una quindicina di secondi di ritardo transita con il 29 Felloni per la Pozzarello, ma è difficile per l'atleta della Pozzarello rientrare sui due battistrada, quindi è circoscritto ormai a due questo finale della 25esima edizione del piccolo giro della Toscana. Felloni che cerca in tutti i modi di recuperare il tempo perduto nel tratto in discesa, non è riuscito a tenere la ruota di Orsini e quindi soltanto il corridore dell'Empolese Birindelli si è portato alla caccia del battistrada. 2 chilometri, 2000 metri per Verona, ma Orsini è lì. Emozionante, per non dirvi avvincente, il finale di questo piccolo giro della Toscana, manifestazione che ha tutti i meriti e tutti i meriti possibili per entrare a far parte delle grandi corse nella categoria degli allievi in Toscana. Staremo a vedere che cosa ci riserveranno questi
1500 metri ormai conclusivi al traguardo di Monte Buggianese, sempre Verona con Orsini che in tutti i modi cerca di rientrare sul battistrada della Romagnano. Ci sono poco più di 50 metri tra i due atleti al comando della corsa. Orsini non riesce al momento a rientrare sul battistrada, il distacco resta invariato. Verona continua a voltarsi per vedere se riesce a incrementare il vantaggio quando mancano meno di 1000 metri al traguardo. Non ce l'ha fatta Orsini a rientrare su Verona e ormai sul rettilineo d'arrivo ha tutto il tempo per voltarsi, per tirarsi sul lampo e alzare le braccia al cielo. Il trionfo di Stefano Verona per la Romagnano sul traguardo di Ponte Buggianese, questo che vedete inquadrato nelle immagini della telecamera di Alessio Lucchi. Ricordo, sulla moto c'era Davide Tempestini, è una grande prova per lui, per Umberto Orsini, si classifica al secondo posto e la sua empolese Birindelli, terzo è Federico Felloni per la Pozzarello che ormai sta raggiungendo il traguardo di Ponte Buggianese, precede il gruppetto che è alle spalle, crampi per lui sul traguardo ma ce l'ha fatta. Al quarto posto Nicola Stefanelli per il team Val di Nievole, Amsa Dallaghi per la rappresentativa dell'Emilia Romagna è quinto, sesto Francesco Marchini per la Stabia Ciclismo, settimo è Salvatore Sedita per il team Val di Nievole, ottavo è Matteo Ponziani per la Stabia Ciclismo Polisportiva Monsumanese, al nono posto si classifica Luca Terlato per la Pratese Iperfinish Stabia ed infine al decimo posto il campione toscano Dario Ceccanti per Stabia Ciclismo Polisportiva Monsumanese. L'emozione, la gioia, a volte anche il rammarico e la delusione nelle parole dei protagonisti di questa competizione si raccontano al microfono del nostro inviato in corsa, è pronto sul traguardo a riceverle, l'italiano Innocenti, e a lui cedo la linea. E siamo con questo splendido vincitore Stefano Verona. Allora Stefano, bella vittoria, una fuga da lontano, ce l'hai fatta? Sì, ho provato a venire via sull'ultima salita come mi aveva indicato l'allenatore e poi qua giù in pianura ho visto che erano in due dietro a rincorrermi, pensavo che rientrassero, poi però ho visto insomma che tenevo, non ce la facevo, ero stanco ma ho retto fino a qui. Senti Stefano, temevi che ti riprendessero dal di dietro? Sì, pensavo di sì perché insomma erano due contro di me che ero da solo e insomma pensavo che rientrassero. A chi si dedica questa vittoria qui da questa importante gara di Ponte Buggianese? Ma la dedico a tutta la squadra e alla famiglia che tutte le domeniche è con me insomma alle corse. Claudio Orsini, secondo arrivato qui in questo piccolo giro della Toscana, come dicevo a Felloni, non c'è stato niente da fare con Verona. Sì, in salita Verona era più forte, è andato via sul falsapiano dopo lo strappo, poi in pianura andava fortissimo, era possibile prenderlo e ha vinto alla grande. Siamo con il terzo classificato, Federico Felloni. Federico, non ce l'avete fatta a riprendere Stefano? No, in fondo a discesa ci si aveva pochi secondi, mi hanno detto a 6, però a me in fondo mi è preso un po' di crampi e Umberto è andato più forte e è andato via. Dunque questo terzo posto ti sta un po' stretto? Sì, vabbè, era un po' di tempo che non facevo piazzamenti nei miei 10 e oggi è arrivato al terzo posto, va bene anche così. In ogni modo rimani sempre in testa alla classifica della Challenge dedicata a Froseni, domenica c'è l'ultima prova, naturalmente hai 57 punti, ora con il terzo posto ha ancora aumentato, senz'altro questa maglia la porterai fino in fondo. Sì, sono molto contento di aver tenuto questa maglia fino alla fine perché ci tenevo molto, oggi con questo terzo posto ho incrementato ancora il mio punteggio e va bene così. Siamo con il sindaco di Ponte Buggianese, Luigi Galigani. Allora sindaco,
una bella manifestazione che onora, diciamo così, anche la sua comunità. Sì, una manifestazione che prima di tutto onora il ciclismo, onora 25 anni di impegno da parte degli sportivi pontigiani, onora tutti quelli che 25 anni fa hanno ideato questa manifestazione che anche oggi gode di ottima salute, dato anche il successo che anche quest'anno ha avuto con grandi partecipanti, con una gara che si è svolta molto, con molta competizione e quindi fa che soddisfare tutti gli appassionati del ciclismo. Ti faccio una domanda un po' delicata, l'amministrazione comunale aiuta queste manifestazioni? Non è una domanda delicata, è una domanda a cui rispondo volentieri. Questa manifestazione è aiutata anche dal Comune di Ponte Buggianese con un contributo, ma è aiutata perché l'amministrazione sta sempre molto vicina alla società ciclistica di Ponte Buggianese e al ciclismo in generale, come a tutto lo sport. Siamo con Piero Pucci, che è presidente del gruppo sportivo Ponte Buggianese e anche del team Baldini Evole, nato quest'anno. Insomma, Piero, ormai è tanti anni organizzate questa manifestazione, quest'anno è stata una gara veramente bella e poi anche un bel vincitore, un ragazzo che ha vinto 7 gare. Sì, diciamo che quest'anno non abbiamo avuto un gruppo nutrito come gli altri anni dei 200 partecipanti, però è stato molto di qualità, nonostante i partenti sono stati circa un centinaio. L'ordine arrivo ha rispecchiato un po' i valori in campo, sono tutti i ragazzi che hanno meritato, che stanno andando forte, tutta la stagione molto, hanno fatto tanti risultati, sono arrivati a fine stagione ancora molto cari, quindi con la voglia di gareggiare e di lottare su questo percorso impegnativo, con una giornata anche molto calda, quindi è stato un arrivo selettivo, però un grazie al vincitore e a tutti gli altri che sono impegnati. Noi siamo stati molto contenti di questa riuscita, grazie a tutti naturalmente, perché poi ci vuole sempre un po' di fortuna, però la cosa è andata bene, quindi un ringraziamento a tutti gli sponsor e a tutti gli atleti che hanno partecipato. Franco Sarti, segretario dell'organizzazione, però Franco è uno di quelli che ha ideato questa gara. Franco, 25 anni fa eri un gruppo, 4 o 5 diciamo così, questo gruppetto che avete ideato questa gara e ora vi sta dando i frutti veramente, insomma da tanti anni naturalmente. Sì, sono passati tanti anni e l'abbiamo messi anche noi sulle spalle, è sempre più difficile, però effettivamente siamo ancora un bel gruppo, quindi riusciamo a mettere su una bella manifestazione. È andato tutto bene, meno male, sai, c'è sempre un po' di preoccupazione. Avevamo fatto tutto il possibile onestamente perché andasse tutto bene. Quando comunque si arriva all'arrivo è sempre un sospiro di sollievo. Rox, un nome breve per camminare più a lungo. Un nome breve per volare sempre più in alto.